io. Ma Luca, complimenti per la tua pietà. Grazie. Al di là dei gol, tu comunque hai interpretato bene lo spirito che forse tutto lo Zini voleva vedere fin dal primo minuto. Al di là della partita complicata che è stata, ma tu hai proprio incarnato forse la reazione che oggi tutti volevano vedere fin dal primo minuto e che è arrivata dopo, probabilmente anche grazie a tuo. Sì, diciamo che tutte le partite, lo sappiamo, sono difficilissime, perché il Pordenone veramente comunque ha giocatori forti e non l'abbiamo interpretata male, probabilmente venivamo da comunque un 3-0 e non è stato facile approcciare così bene magari come abbiamo fatto altre volte, però comunque primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo fatto le nostre cose, poi sono stati gli episodi, diciamo, a determinare la vittoria, quello che non era successo a Pisa, diciamo. Complimenti per la doppietta. Grazie. Abbiamo visto tutte e due le volte alzare il dito al naso, non vedi qualche sassolino da toglierti dopo. Sì, diciamo che non è mai bello sbagliare il rigore, me lo sono portato un po' dietro, ecco. Però il calcio è bello per questo, perché è la possibilità di infarti subito, comunque i compagni, il mister mi hanno aiutato, perché è la dimostrazione che mi ha fatto giocare il mister nel secondo tempo. E niente, la cosa più bella veramente che abbiamo vinto e siamo ancora primi, ecco. Vado io. Se sul secondo gol hai proprio cercato l'angolino, nel senso, hai visto quella cosa dell'occhio Peris anche alla metà strada, o c'è stata un'intuizione? Ah, ti dico la verità, io pensavo di stopparla e di calciare, però poi mi è venuto istintivo tirarla di prima, non pensavo avessi il difensore dietro, meno male è entrata, è stato veramente bellissimo, ecco. Luca, innanzitutto complimenti da parte mia, e volevo dirti, domenica c'è l'ultimo step in Tour de Force, nel mostruoso. Come pensi che approccerete questa partita, anche in ottica di dire poi c'è un bel periodo di riposo per dare il massimo nell'ultima parte, nell'ultimo mese? Ma penso che approcceremo come tutte le altre partite fino ad ora, perché abbiamo sempre, alla fine abbiamo perso col Pisa dopo non mi ricordo quanti risultati utili e venivamo comunque da grandi partite, grandi prestazioni. Ci sta a perdere una partita contro il Pisa, che comunque è stata una squadra forte, però ormai è passato. Pensiamo alla spalla, abbiamo pareggiato all'andata e vogliamo continuare su questa strada davvero. Ti faccio la domanda che ho fatto anche a vista: quanto pesano sul morale queste tre punti? Ma tantissimo, ma qualsiasi vittoria pesa sul morale. Dopo una sconfitta così, poi vincere riporta morale, riporta fiducia, consapevolezza e niente, dobbiamo continuare veramente così a lavorare, non abbiamo mai mollato fino adesso e non dobbiamo farlo neanche ora in questo momento. Posto? Grazie.